lavoro che faccio in la Biennale di Venezia è un periodo di contaminazione, dove i ballerini sono lì, non solo per imparare, per scambiare informazioni fisica, ma anche mentale, sensitiva, spirituale, culturale anche, perché viene ballerino di diverse nazionalità. E così, imparare facendo, learn by doing, engage yourself in questo periodo, si contaminare e si ispirare di nuova idea fisica. Il ballerino oggi non può andare da un coreografo e dire sì, sono pronto, mi coreografa, mi muove. No, è un dialogo costante tra un artista e l'altro artista, un corpo e un altro corpo, un corpo che immagina la coreografia, che immagina il movimento dello spazio e un corpo del ballerino che risponde con la sua propria fantasia a queste sfide di tempo, spazio, corpo e movimento. Questo, la danza, c'è un altro tipo di apertura oggi, un altro tipo di educare il ballerino, non è educare un corpo a essere abili a saltare, no, a pensare, a essere un organismo vivo, a essere come un organismo che assorbe e digerisce idea e la espressa di una forma contemporanea per futuro. Wasteland. Questo lavoro è un lavoro di una ricerca come una risposta alla sagra della primavera, utilizzando l'ispirazione di Nijinsky, che ha fatto il primo sagra, ma anche dialogando con il tema, il concetto, che cosa è per noi oggi rito della primavera. Siamo noi veramente sicuri che viene la prossima primavera? Non si sa. Tutto questo problema di cambio di clima, del pianeta, di terremoto, di maremoto, di sciole il Polo Nord, l'iceberg, il vulcano che inizia piano piano a esplodere. Sono sicuro che viene la prossima primavera? Non si sa. Então, per me, non è solo celebrare la primavera, ma sopravvivere la prossima primavera. È come fosse un urlo della terra. Abbiamo utilizzato come un prologo fatto per un compositore tedesco, Andreas Bick. Sono gravato dal vivo di partenza di iceberg, larva di vulcano e il ballerino sono tutti di spalla per il pubblico e la spalla, il corpo ancora primitivo, un corpo ancora darwiniano, la teoria di Darwin e evoluzione, un corpo che sta sim, come un prenunzio di una catastrofe, è l'urlo del corpo, le cri del corpo, come diceva Antonin Artaud, è celebrare e forse viene la prossima primavera.